Sì. Allora, dico, oggi un bel evento irriconoscibile, un passo indietro rispetto alle ultime due partite, sbagliato soprattutto l'atteggiamento, oppure c'è qualcos'altro che non ha funzionato, insomma, salviamo solo il risultato. Quando un passo indietro non penso, perché purtroppo la domenica devi fare anche i conti con l'avversario. Loro si sono chiusi bene, abbiamo trovato pochi spazi, quindi secondo me non è un passo indietro. Abbiamo sofferto un po' di più, però alla fine nel calcio contano i punti. Siamo riusciti a fare il bottino pieno, quindi va bene così, fa morale. Continuiamo la striscia positiva e andiamo avanti. Sei stato determinante proprio tu con almeno due parate strepitose. Ci racconti un po' queste... No, vabbè, normali, non mi va sinceramente di parlare di me e del singolo. A me piace sottolineare... Beh, lì ha salvate tu però quelle palle. Sì, sì, sono lì apposta. Scusate, volevo sottolineare il fatto che la squadra ora ha imparato a soffrire, una cosa che prima forse mancava. Quindi sotto questo punto di vista ultimamente abbiamo fatto un grossissimo passo avanti. Proposito, scusate, penso là, c'è qualche dedica, suppongo, si ipotizza di questa vittoria. Assolutamente. Visto che è il compleanno di Carmelo. So. Sicuramente l'avrei detto nel corso dell'intervista. Appunto, anticipiamo questo. Questa dedica sicuramente va, diciamo, ad un nostro amico, un nostro ex allenatore, con tutto il cuore per un buon compleanno, e speriamo che un giorno, spero il prima possibile, possa ritornare tra di noi. È possibile che lo sforzo pure prodotto nella partita di Avellino dal punto di vista psicologico e anche atletico oggi vi abbia un po' condizionato anche nella produzione del gioco e anche un po' nella tenuta psicologica dell'atteggiamento anche dell'approccio alla partita? Ma non credo sia questo il problema della gara di oggi. Credo che soprattutto lo sono di qui molto molto arroccati, quindi facevamo fatica a trovare gli spazi giusti e quindi magari è venuta una partita non bellissima, però noi volevamo portare a casa questa vittoria e questa è la cosa più importante al momento. Nel primo tempo sono stati più arroccati, però nella ripresa è parso che voi abbiate arretrato un po' troppo, sì, pericolosamente il baricentro del gioco. L'arrocco è stato vostro, forse ci siamo un attimo allungati, però abbiamo stretto i denti, come diceva Chico, abbiamo sofferto perché non volevamo assolutamente prendere gol e ci siamo riusciti. Ci sono state un paio di circostanze dove insomma loro vi hanno messo anche un po' in difficoltà, perché appunto a causa di questo baricentro basso, però insomma quello che si notava è anche che dal punto di vista delle ripartenze facevate anche un po' fatica, secondo te come mai? Ma non lo so, noi abbiamo preparato bene la partita di settimana, sapevamo che lì davanti loro erano, diciamo, la loro forza era lì davanti con Maquiva, il trequartista. Però come dicevi tu, abbiamo magari sbagliato un attimino le ripartenze, però ti ripeto, ci sta durante l'arco della partita e loro siamo contenti di aver stretto i denti e di aver portato la vittoria a casa. È un chiaro segnale, Chico, anche il fatto che insomma pur non giocando benissimo oggi il Benevento comunque è riuscito a portare a casa i tre punti, anche questo è un segno che forse il vento è veramente cambiato. Sì, sicuramente... Forse l'arbitro anche quel rigore non ve l'avrebbe dato. Non lo so, le partite sono determinate da episodi. Prima forse in mezzo episodio ci condannava, adesso ci gira un po' meglio, però penso che siamo andati a cercare da noi questo cambiamento. Ora ci sacrifichiamo uno per l'altro, facciamo la corsa in più per il compagno. Si nota un gruppo più coeso, quindi... Mettiamo da parte questa vittoria, godiamocela, poi pensiamo al Gubbio che sarà un'altra partita in Sicilia. Senti Chico, non abbiamo avuto modo di vederci prima, però insomma tu a gennaio hai prolungato il contratto, sì. Tra l'altro in un momento anche difficile per il Benevento, puoi dirci? Sono contentissimo, cosa dire, è una cosa che mi fa molto molto piacere, il mio ritorno, quella piccola parentesi dove sono andato via, il presidente mi ha reso veramente felice perché lui ha sempre avuto stima di me e me l'ha dimostrato ancora una volta e io spero di ripagarla il meglio possibile. Le domande? Grazie, buonasera.